Ciao ragazze, eccoci in un nuovo video. Come promesso, questo è il video in cui vi mostro tutti i regali per Rilai, per la nostra bimba di quest'ultimo mese. Ogni mese oramai ci arrivano regali e nulla, ci tenevo a mostrarveli nel vlog precedente, solo che il vlog era diventato lunghissimo, quindi alla fine ho pensato di farvi un video specifico per tutti questi regali stupendi per la mia bimba. E volevo girarlo nella cameretta di Rilai, però come ho detto già nel vlog, abbiamo fatto dei piccoli cambiamenti nella cameretta, quindi la prossima settimana, se vi va, vedrete il tour aggiornato della cameretta della nostra bimba. Ora sono qui in salotto per mostrarvi tutti i regali bellissimi per Rilai. Questo, ragazzi, che io ho già provato, però l'ho rimesso dentro la scatola perché praticamente l'ho provato solo una volta ed è il phone della Kikko. Vedete quanto è carino? Questo è proprio specifico per i bimbi perché è piccolino, ha un getto più lieve, più delicato ed è meno rumoroso. Ha una temperatura tiepida, non troppo bollente, quindi riduce il rischio di scottatura e il flusso d'aria è anche molto lento, ecco, molto delicato. Ve lo apro, anche se io l'ho già usato, però l'ho rimesso dentro, perché vedete? Per farvelo vedere, altrimenti poi lo dimenticavo in bagno. Ta-ta, è semplicissimo, bianco, vedete, piccino piccino ed è veramente carino e l'ho provato, come dicevo, solo una volta su Rilai. Ha un getto molto delicato, non è bollente, ecco, come i nostri phon, giustamente, ma avendo i neonati capelli molto pochi in testa, quindi va benissimo, le asciuga, più è poco rumoroso e Rilai l'ha apprezzato, ci piaceva, non ha pianto quando l'abbiamo asciugato i capelli, quindi l'ha rilassata molto, quindi ha provato, bel regalo, molto utile. Poi, altro accessorio sempre per il bagnetto, questo praticamente, che è tipo un materassino, una vaschetta, per fare il bagnetto o nella vasca o al mare, vedete quanto è carino. Questo comunque noi già l'abbiamo usato, infatti è vuoto, però io ho conservato come al solito le scatole per poi farvi vedere nel video. È vuoto comunque, ragazze. È così, è proprio come nella figura, è bello grande. E Lilai ci piace un sacco, a lei piace un sacco, come a tutti i neonati, penso, farle il bagnetto, soprattutto in questo materassino si diverte un sacco, noi lo mettiamo nella vasca, poi magari più là lo potremo portare anche al mare, bellissimo, e le piace molto. Poi ecco qui un altro zainetto, un'altra borsa per portare Lilai con noi, questo è sempre del marchio Baby Born, però è la versione estiva, eccola qui ragazze, vabbè avete capito di cosa si tratta. Eccolo qui, ragazze. Non so se si capisce dalla figura. Anche eccolo qui, vedete? È traspirante, leggero, è proprio per la stagione estiva. Ta-da! Poi, regalo molto utile, questa copertina qui per lettino, per la culletta, perché io già ne ho una uguale, però è con le nuvolette rosa, non so se vi ricordate, l'avevo comprato io. Questo è un altro regalo, è sempre una copertina, però come vedete, come quella con le nuvolette, è in cotone leggero, quindi proprio perfetto per la primavera, perché tipo la sera se fa freschetto, tipo oggi ad esempio che la giornata nuvolosa che fa un po' più freschetto, le mettiamo la copertina, perché quelli, i plaid, quelli, le coperte di lana non le usiamo più perché fa caldo, e quindi queste copertine insomma in cotone sono un'ottima alternativa per coprirla. Questa è carinissima, è bianca come l'altra che ho, invece però delle nuvolette rosa ai fiocchetti fucsia, bellissima! 110x140 cm ed è abbastanza grande, infatti va bene anche per il lettino. Lui però per ora non dorme nel lettino ma nella culletta, quindi va molto bene, è molto grande per lei, quindi è perfetta. Ta-da! Ecco qui il bagno schiuma, praticamente già l'ho utilizzato e mi trovo bene. Non posso che recensirlo positivamente ed è praticamente del marchio Mustela, è un olio bagno schiuma, cioè un bagno schiuma a base di olio, quindi è molto delicato, idratante. E a 98% di ingredienti di origine naturali, mi ci sono trovata molto bene, ragazze, del marchio Mustela, è a base di olio di avocado biologico, deterge delicatamente la pelle e poi anche nutriente ed idratante perché c'è l'olio di avocado. Mi sto inceppando. La pelle, devo dirvi la verità, è molto morbida e idratata. All'inizio i neonati hanno la pelle comunque screpolata e questo vi è servito molto a rendere la pelle più idratata e più liscia, è ottimo. Mi ci trovo bene.
e noi utilizziamo questo per farle il bagnetto. C'è lo shampoo che non l'ho mai utilizzato, però sicuramente sarà ottimo, sempre del marchio Mustela, e lo shampoo dolce, anche questo penso sia a base di olio di avocado, sì, anche questo è naturale e biologico. Uno shampoo super delicato, quindi lava e distica efficacemente i capelli delicati dei bimbi, non brucia gli occhi. Questa combo dovrò provarla, per ora questo è super promosso, l'olio bello schiuma, vedremo anche se lo shampoo è ottimo. Poi, queste sono bellissime ragazze, sono delle scarpettine, guardate quanto sono carine, bianche con i cuoricini e i fiocchetti, sono del marchio Chicco, ecco qui vedete, le apriamo, dai, così ve le faccio vedere anche da vicino perché sono troppo belline, sono delle scarpette ballerine bianche in ecopelle. Ta-da, guardate quanto sono carine. Piacciono molto perché sono bianche, ne ho già un paio rosa che però mi è difficile da abbinare perché ci tengo, devo fare anche l'outfit tutto abbinato carino e quindi sono contenta perché queste bianche potrò abbinarle dappertutto e poi sono abbastanza estive perché hanno i bucherellini, vabbè, ma sono bellissime ragazze, già me ne immagino con i vestitini, con queste scarpettine. Un altro prodotto ottimo, noi ci stiamo trovando benissimo, praticamente il detergente Intimo Mio Derm di Fiocchi di Cotone, è un marchio proprio, come capite anche voi me l'avete consigliato perché è un marchio proprio specifico per neonati. Io ho provato solo il detergente Intimo, mi sono trovata benissimo e infatti magari la prossima volta comprerò anche gli altri prodotti. Fatemi sapere voi quali sono i vostri prodotti preferiti per il bagnetto per i vostri bimbi. È molto delicato, è un detergente Intimo che utilizzo per il cambio del pannolino, è veramente ottimo, non irrita la pelle, è super delicato, mi piace veramente tantissimo. Ta-da! Poi vestitini. Allora, prima di tutto questo vestitino qui, ragazze. Ci sono due vestiti, anzi tre cose di vestite molto carini. Vestite, tre regalini tema vestitini molto carini. C'è questo giallo che è bellissimo, super estivo. Questa tutina qui, tutto di un pezzo, vedete? Tutto un pezzo, carinissima questa tutina, così è facile da mettere, vedete? È praticamente bianca e gialla con l'ape qui in mezzo ai fiori, non so se si vede, è un'ape, non so, sì, penso di sì, comunque carinissima ragazzi, i fiocchetti, le margheritine, carinissimo, poi mi piace un sacco come le sta il giallo, quindi sono contentissima, guardate quanto è carino, ovviamente anche questo non vedo l'ora che lo indossi. E poi questo pure è molto carino perché non avevo nulla di rosso, quindi sono contenta, guardate quanto è carino anche questo, è come questo giallo, sempre un vestitino unito, ecco, col pantaloncino per coprire il pannolino, e guardate quanto è carino qui. L'orsetto è bellissimo anche questo. Questi pure sono carini, sono dei bodini, però questi qui sono dei bodini praticamente. Questi sono carini pure, sono dei bodini, però sono dei bodini praticamente a canotta, a canottiera, bellissimi, apriamoli. Lei ha tutti quelli a magliette, a t-shirt, quindi ci manca a mezze maniche, diciamo. Quindi ci volevano anche questi super estivi che penso si mettono al di sotto di questi qua. Oppure possono stare proprio senza. Io ho tutti quelli là, magliette a mezze maniche, fra poco, quindi utilizzerò solo i body a mezze maniche, penso. Non so perché poi non ho avuto mai bimbi, quindi penso che quando farà molto caldo starà solo con il body a mezze maniche e un pantaloncino magari. Però insomma, anche questi sono carini, vedremo. Magari da mettere sotto un vestitino, guardate quanto sono carini, sono rosa. Questo è bellissimo, è tutto rosa pastello con i gattini, no vabbè, guardate. È bellissimo. E questo invece è bianco con i gattini rosa. Eccolo qui. Che bello, anche i cuoricini. No, vabbè, sono bellissimi questi vestitini rosa. Allora, questo è bellissimo, ragazze. Anzi, è super utile. È bellissimo, ma anche super utile. È praticamente un mini kit viaggio per l'estate, perché all'interno ci dovrebbe essere la crema solare, sì. Sempre del marchio Mustela, il marchio che vi ho fatto vedere prima, del bagnoschiuma e dello shampoo. Quindi perfetto, ed è bellissimo perché è composto dalla pochette e da tre prodotti. Non si vede molto bene, comunque l'apriamo e vediamo tutti i prodottini che ci sono all'interno. Pochettina è molto carina, è proprio ottimo per un viaggio in estate perché penso che ci sia tutto all'occorrente. Vediamo, vediamo. Allora, qui c'è latte corpo, la crema corpo mini piccolina, guardate quanto è carina, sempre all'olio d'avocado. Non mette a fuoco, eccola qui, ragazzi, è piccolina. Ed è praticamente 100 ml, quindi va bene circa per una settimana, quindi per un viaggio di una settimana pure, secondo me
va benissimo. Il latte corpo, si può utilizzare una crema corpo, insomma, che si può utilizzare come dopo sole, ecco, dopo l'abbronzatura, tra virgolette. Poi questa è la crema solare, mi sa. Sì, è latte solare 50 più, protezione altissima, ovviamente. Eccolo qui, ragazze. Mi sa, mi è sempre comodo anche da usare in città la crema solare. Quindi il latte solare 50 più, bellissimo. Terzo invece ultimo prodotto che c'è nella pochettina, bellissima tra l'altro, bianca con tutti i fiorellini, è questo invece che è il gel lavante, giustamente, quindi c'è proprio tutto l'occorrente per il bagnetto estivo, c'è la crema solare, la crema dopo sole, la crema corpo insomma, e poi c'è anche il detergente per il corpo, gentile, delicato, con olio d'avocado biologico e naturale, eccolo qui ragazze. L'ultimo regalo. Cosa sarà mai il regalo più bello, più prezioso? Ta-ta, vediamo cos'è. Cioè, io già lo so, ovviamente. Lo faccio vedere a voi per la prima volta. È un braccialetto praticamente in oro, 18 carati, con la coccinella rossa. Veramente bellissimo. Sulla targhetta che vedete a fianco c'è incisa la data di nascita. Vi piace? Fatemi sapere tra tutti i regali quali vi è piaciuto di più. A me ovviamente mi sono piaciuti tutti, soprattutto il bracciale, bellissimo. Noi ci vediamo al prossimo video, vi saluto. Ciao!